stare in ogni caso avanti, perché è una battaglia civile e questo lo sa chi vive queste condizioni, che magari sono una minoranza, questo è il caso mio, ma anche di Bruno. Io lo dico, mi interessa questa cosa, dall'età, io lo dico spesso, dall'età di 6 anni, quando sono entrato per la prima volta in una scuola elementare statale, io non sono cattolico, sono di religione evangelica, però non sono praticante, ci tengo a dire, non sono qua, intervengo per la Chiesa Valdese perché io non sono membro della Chiesa Valdese. E appunto ti trovi là con il crocifisso, devi pregare. Allora si pregava con l'Ave Maria, che per i protestanti assolutamente, magari il crocifisso può essere tollerato anche se c'è chi proprio non lo vuole, anche per problemi di laicità. Comunque ti trovi lì, io mi sono trovato per 5 anni a recitare l'Ave Maria e a farmi il segno della croce. Ora, se a quei tempi ci fosse stato il telefono viola, per violenze psicologiche io avrei fatto Un altro sicuramente questa condono. cosa qui, perché era normale, perché ci si doveva adeguare. Poi qualcuno può dire, ah, va bene, era il tuo problema personale, perché tua madre doveva avvertire. Vi dico che in realtà questo problema era estremamente diffuso tra i valdesi fuori delle valli valdesi, tant'è che a 16 anni, io poi l'ho dichiarato a scuola, a 16 anni mi sono portato questo grosso problema dietro, chi non lo vive, non lo riesce a capire. A 16 anni poi mi sono convinto, al tempo stesso c'era il pastore protestante, io allora ero praticante, che appunto aveva fatto una sorta di corso per convincere le persone a non frequentare l'ora di religione, anche perché in definitiva lo sapevano, perché allora potevi non fare l'ora di religione solo su dispensa della tua Chiesa. Quindi chiaramente sapevano i pastori protestanti che molti dei loro fedeli in realtà non lo dichiaravano. E morivano, appunto, il mio pastore mi riferì, ad esempio, che andò a fare il funerale a un suo parrocchiano e nessuno dei suoi amici sapeva che era evangelico. Pensate, appunto, che violenza. E la stessa cosa è avvenuta chiaramente per Bruno Paurillo. Perché chiaramente gli atei è ancora peggio, perché dice, ah, voi siete Va comunque dire cattolici, retrosat. esattamente, vade retrosat, non hanno nessun diritto, perché almeno perlomeno adesso ci sono le varie intese, per cui si è evoluta questa situazione anche grazie alla presenza delle varie confessioni e religioni, e giustamente l'UAR chiede di firmare un'intesa in quanto filosofia, come appunto le altre religioni, e di avere l'8 per 1000. Viva Dio, io vorrei più una situazione pluralistica di questo fatto. E io penso che dovremmo appunto mettere in campo anche l'UAR come anche le altre confessioni religiose, anche laddove diciamo si muovono non sempre in maniera laica. Infatti ne abbiamo parlato dell'intesa dei buddhisti, che ci sono tantissimo simpatici, che a dicembre hanno chiesto e hanno firmato l'intesa, e tra le richieste dell'intesa c'è l'ora di religione buddista, che secondo me è allucinante. E quindi spiega il fatto, la famosa battuta di Fini criticato sull'ora islamica, vade retro, che da un lato aveva ragione Fini, e dall'altro lato è preoccupante, perché chiaramente
avere un'ora islamica, secondo me c'è da preoccuparsi. La vera, diciamo, alternativa è rioccupare laicamente l'ora che è occupata dall'ora appunto della religione cattolica. Non è religione, ma insegnamento religione cattolica. I colleghi non lo sanno. Legge diversa italiana, in Francia e Germania sono Esattamente, questa, questo. lo sappiamo, cioè il Vaticano, per carità, io sono religiosa, Infatti, questa ma infatti noi siamo per la libertà di tutti. Poi, tra l'altro, chi fa l'insegnamento dell'ora di religione cattolica? In realtà sono i cattolici. Invece, di fatto non lo dicono in maniera normativa perché non lo possono dire. Ma scusate, ma è possibile che la religione, che vi ricordo, e non è che sono nominati da parte dello Stato, questo è lo scandalo. È un'altra materia esternalizzata. Anzi, addirittura, esattamente, per cui non è il reclutamento almeno dello Stato italiano che ci fa l'insegnamento di religione cattolica. È proprio su nomina delle diocesi. Anzi, addirittura gli insegnanti che vanno sulla quella materia chiaramente non devono essere in una situazione ostativa, cioè non possono essere, di fatto devono essere cattolici, poi non possono essere divorziati oppure conviventi, oppure non possono essere gay. È uno scandalo. Tra l'altro c'è stato proprio a Roma il caso di un insegnante di religione che ingenuamente ha dichiarato di essere gay ed è stato immediatamente allontanato. E tra l'altro questo poveretto non potrà fare nulla perché è blindato. E poi tra l'altro gli insegnanti di religione possono appunto impartire quello che vogliono. Tra l'altro c'è stato il caso recente di una protesta a Venezia perché un insegnante di religione ha fatto la sua predica anti-gay durante il suo, diciamo, catechismo, in realtà una lezione a scuola. Quindi è importante appunto avere un'alternativa. E poi perché dobbiamo essere tenuti a restare a scuola e abbandonati nelle classi? In realtà, i COPAS, in realtà sarebbero, dobbiamo dirlo subito, onestamente, contrari a tutto, sia all'ora alternativa che all'ora di religione, perché se non ci fosse l'ora di religione non si porrebbe il problema dell'ora alternativa. Perché dobbiamo stare a scuola? Tra l'altro potremmo ottenere risorse e queste risorse chiaramente investirle. Ecco, un'ora in meno di religione alle superiori e alle medie e 2 ore alle elementari, questo potrebbero significare facciamo un'ora in più che Italiano c'è di matematica. italiano, di matematica, appunto laicamente, però dobbiamo essere anche realisti, purtroppo non ce lo permettono. Anzi, magari fosse, perché dice, ah, così voi licenziati, non è vero, non saranno mai licenziate quelle persone e io non mi auguro il licenziamento di nessuno. Dove sarebbero per esempio posti? Chiaramente nelle biblioteche, meglio, magari potessimo appunto Così mettere esattamente, invece devono raschiare il fondo del barile, No, non ce appunto. li vogliamo sui posti delle Sì, io ce li, almeno stanno lì, diciamo, farebbero meno danni e soprattutto impedirebbero la deportazione, perché chiaramente chi ci sta non potrebbe essere sollevato. Esattamente, beh, sarebbe logico. Però dobbiamo essere concreti. Allora, dicevo, dobbiamo essere concreti perché questo non sarà mai fatto.
non sarà mai, almeno nelle attuali condizioni. È chiaro che la religione, il Vaticano nemmeno convede, perché chiaramente noi siamo laici. Il Vaticano si opporrà a questo e si è visto anche con il crocifisso. Anzi, in Europa è passata il famoso crocifisso, che secondo me è uno scandalo, grazie a un duplice accordo, perché se no sarebbe stato bocciato. Come sono riuscito ad accordare tutto? Perché da un lato la Chiesa Cattolica ha ritrovato l'ecumenismo con la Chiesa Ortodossa, dall'altro Berlusconi, chiaramente per ingraziarsi il Vaticano, è andato direttamente da Putin su questa cosa che apparentemente è secondaria, ma in realtà è importante chiaramente per i vari scambi politici. È chiaro che nella coalizione di Berlusconi, come anche per Monti e come anche per il PD, è importante. Poi, a monte c'è chiaramente il problema dell'integrazione. Infatti nel Parlamento è stata fatta l'unica proposta di legge della Melandri, che mi sembra allucinante e assurda, perché aggiunge una storia delle religioni. Che c'è bisogno? Assolutamente, invece c'è bisogno della disciplina alternativa. Tutte le scuole ci sono. Però è un vuoto legislativo. No, intervenite dopo, già ve l'ho detto. Magari è interessante anche il dibattito. Chiaramente. Sono ancora i giudicanti che devono intervenire. Allora, vi dicevo, in realtà c'è stata un'evoluzione nella società italiana, per cui ormai c'è questa necessità. Nella mia scuola è stata, siamo già al secondo anno e vi dico che è partecipata. Ah, poi tra l'altro la disciplina alternativa può insegnarla qualsiasi persona. Noi non siamo come dall'altra parte la religione cattolica, che i suoi di fatto devono essere appunto di religione cattolica. Poi non essere gay, divorziati, eccetera, eccetera. Per noi non c'è nessun problema. Possono essere cattolici praticanti. Infatti mi è capitato quest'anno una delle colleghe, la prima cosa che mi ha detto è essere di religione cattolica. Io ho detto non c'è nessun problema, perché chiaramente se con la propria deontologia professionale da docenti noi andiamo al di là, chiaramente, quindi integriamo tutto. E a questo punto quindi c'è questa evoluzione. Ai miei tempi praticamente ero io a scuola mia, i miei fratelli, mio cugino, che non ci eravamo avvalsi, il ragazzo del piano di sotto che era ebreo. Invece adesso siamo in tantissime e molti chiaramente sono anche cattolici, perché chiaramente c'è della società una richiesta di partecipazione anche nella Chiesa cattolica.